Buongiorno ragazzi, quest'oggi siamo qui dispersi in zona Sicula per il test ride dell'MT-09 2021 in super anteprima. Quindi adesso, con le moto lì alle mie spalle, direi che è arrivata l'ora di salire a bordo, ma non prima di mostrarvela in questa bella intro cinematografica. Allora ragazzi, eccoci in sella alla nuova MT-09 2021, un carattere tutto nuovo per una moto che resta una MT, quindi fa del suo essere fan bike sicuramente uno dei punti di forza, ma quest'anno viene rifinita con una serie di aggiustamenti. Di estetica ne abbiamo parlato fin troppo e quindi ora è il momento di analizzarla nella tecnica, perché è dove cambia di più chiaramente questa moto. La posizione in sella è ovviamente quella da MT, quindi manubrio ancora alto e largo per trasmettere una sensazione di controllo veramente interessante. Le modifiche più importanti le troviamo nel motore, che cresce in cilindrata e in cavalli, aggiunge 4 cavalli infatti. L'assetto ribassato dell'anteriore, con queste forcelle che si accorciano un po', dà una maggiore comodità in inserimento di curva. La moto sembra essere molto più precisa. Tra l'altro, le sospensioni anche del modello standard sono state riviste e migliorate rispetto alla precedente. E vi dico, il mono pompa leggermente, ma la forcella dà grosse certezze. Qui abbiamo dei blocchetti molto più grandi, con lo start and stop ripreso da quella che era l'MT-10, e abbiamo subito sotto il tasto menu che ci permette di addentrarci nelle impostazioni della moto. Sulla sinistra abbiamo invece il tasto mode selettore, questa volta sia delle impostazioni del TCS sia dell'ABS, ma ovviamente anche della modalità. Quest'anno tra l'altro le modalità crescono, arrivano ad essere 4, e poi abbiamo anche una modalità veramente pensata quest'anno per la pioggia. Intanto guardate qua che panorama, in quanto va a tagliare per la prima volta nella gamma MT-09 la potenza, la porta dai 119 cavalli di questo nuovo modello a 100, quindi taglia veramente in termini di potenza e rende la moto davvero perfetta per le condizioni climatiche più avverse. Nuovo schermo da 3,5 pollici, sicuramente ideale per guardare meglio i contenuti. Mi dispiace solo che rispetto alle aspettative poi la parte attiva dello schermo non è immensa, quindi resta fondamentalmente piccolino. Le altre novità concernenti l'elettronica riguardano la piattaforma inerziale a 6 assi, l'ABS cornering, il TCS cornering e il lift control, cioè il controllo anti-impennata, che può essere veramente molto utile quando si vuole spingere con la moto e godersela, quindi senza che esprima quella sua dote innata, quella di alzare l'anteriore, che è un qualcosa che resta come caratteristica di questa moto. Ecco, qui in salita in prima è intervenuto sicuramente l'anti-wheeling, l'abbiamo proprio sentito che ci diceva la sua portando giù la moto. Chiaramente abbiamo diversi livelli sia di TCS che di anti-wheeling per goderci la moto poi nel tipo di guida che vogliamo avere. Tra l'altro ora è ancora più semplice tirarla su, perché la coppia aumenta a 93 Nm e scende in termini di giri di 1400 giri. Il picco arriva a 7000 giri, quindi un parecchio più in basso rispetto alla vecchia MT. Grandi migliorie per quanto riguarda il cambio, che gode adesso di una migliore reattività. Tra l'altro c'è anche il blipper, quindi si può inserire la marcia senza frizione anche in discesa, molto comodo. Praticamente la frizione la toccate solo in partenza, poi ve la dimenticate. Come potete notare lì c'è anche una bella pompa radiale Nissin che rende la frenata sicuramente più interessante. L'impianto frenante a sensazione sembra essere migliorato non tanto nel mordente quanto nella qualità della frenata, la moto si scompone molto meno. Comunque la frenata si può pinzare molto di più con un intervento sicuramente meno aggressivo dell'ABS, anzi fondamentalmente l'ABS non è ancora mai entrato, questa è una grande cosa. Tra l'altro non so se riuscite a godere del sound di questo 3 cilindri. Questa bellezza del suono è stata infatti raggiunta grazie alla collaborazione con Yamaha Audio, e c'è stato quindi uno studio proprio sul motore, sullo scarico, per ottenere un suono armonico, pur sempre chiaramente sottoposto alle normative Euro 5.
Proviamo a mettere TCS mod su 1. Adesso vedete qui c'è il selettore della modalità. E tra l'altro ci hanno spiegato che la modalità 1, che ora proviamo a questo punto, dovrebbe essere diventata un po' più gentile nell'erogazione, meno spaventosa e brusca rispetto a come era sul mio modello. Quindi ora facciamo questa prova. Sicuramente c'è meno on-off, questo ve lo posso dire già subito, ma la moto spinge, quindi è un discorso di sensazione. Si comincia con i tornanti. In curva scende sicuramente meglio. Il feeling con l'anteriore è fenomenale. Ricorda per certi versi l'impostazione della 07, un po' più caricata in avanti. Non di molto, ma quel tanto che basta. In guidabilità, ragazzi, ci sono dei passi avanti evidentissimi. Molto meglio, molto meglio. Mamma mia, qua tocca cambiare. Chiaramente i dubbi sull'estetica rimangono, perché è soggettivo, e a me a livello estetico questa moto fino al serbatoio piace. Dopo ho qualche perplessità, però nel guidato fa venire veramente voglia di comprarla. Vi butta tra le curve con una semplicità davvero incredibile. Questo carattere molto più coppioso ai bassi è un qualcosa che veramente è ciò che mi sta piacendo di più, perché mi ricorda la 07. E come sapete, aver perso quel pizzico di coppia ai bassi mi ha dato un po' fastidio. Questa recupera parecchio. Resta ovviamente una moto molto maneggevole, ma da maneggiare con cura al tempo stesso. Non per principianti, continuerò a dirvelo. Per quanto questa, con tutta questa elettronica in più, si renda sicuramente più adeguata a finire nelle mani anche di una persona che ha percorso pochi chilometri in moto. No, sta su da sola, ragazzi. Ok, basta. Fermiamoci qui, rendo la SP e prendo questa. No, vabbè, dobbiamo fermarci qui. Non serve andare oltre. Mamma mia, che cosa stiamo dicendo, ragazzi? Che spettacolo! Troppo divertente! Tornante da prima, la frizione non si usa mai. Non si usa veramente mai. Rispetto alla vecchia è molto più sportiva, ma anche gestibile, controllabile. Poi non vi ho ancora detto che c'è un'altra modalità, che è la M, cioè quella pensata dall'utente. L'utente può personalizzare quest'ultima modalità e quindi godersela un po' come vuole. È un setting che va fatto però a freddo, per così dire, cioè quando la moto non è in movimento, e poi una volta impostata quella mappa resta così, non potete fare più nulla. Si alleggerisce sempre un po' l'anteriore in uscita, mamma mia, e si alza con una facilità terribile, in seconda full gas e un decollo. Nelle curve, ragazzi, ve la godete alla grande, super precisa, pare quasi un SP. Chissà a questo punto come va l'SP. E guardate l'Etna innevato, che meraviglia. Con il lift control è tutto molto più semplice, e la può impennare anche un bimbo, veramente. Impennate a prova di bimbo. Pare di essere in un videogioco. Sentitelo cantare il tre cilindri. Tutto ciò lo stiamo facendo in mappa 1, tra l'altro, che sarebbe la vecchia, diventata sicuramente meno aggressiva, il che può essere un pro ma anche un contro se si cerca l'ignoranza della vecchia 09. Sicuramente per me è un pro, perché qui la 1 la potete usare. E dato che piovigina, direi che è arrivato il momento di intervenire sulla mappa, andando a piazzare il TCS su un livello un po' più conservativo, quindi godendo anche della BS cornering, ma andiamo a cambiare soprattutto la driving mode, impostando la 4. A scopo preventivo tagliamo questi 19 cavalli e impostiamo la mappa 4. Chiaramente non si alza in nessun modo ed eroga in modo molto più tranquillo. Certamente per la questione consumi dovremo valutare in un momento diverso, non è qui l'occasione per fare ragionamenti sui consumi, anche perché le stiamo strizzando, ma secondo Yamaha questo Euro 5 dovrebbe far bene anche ai consumi, quindi poi magari qualcuno di voi che avrà comprato questa moto potrà raccontarmi come si è comportata dopo un utilizzo un po' più prolungato. Però diciamo, in teoria le premesse sono buone. Bene, ragazzi.
ragazzi, per trarre le conclusioni, questa MT-09 2021 mi è piaciuto un botto, come avrete probabilmente intuito. Una moto che non rinnega la sua caratteristica principale, cioè quella di essere una fan bike, ma che aggiunge elettronica e coppia ai bassi, che secondo me sono le due caratteristiche che la rendono veramente un bel passo in avanti rispetto al modello precedente. Arriverà nei concessionari ad aprile, quindi ormai ci siamo. Se siete nella mia zona, quindi zona Bari, ovviamente il consiglio è quello di portarvela a casa scegliendola dai ragazzi di Liso Motorcycles, che sono i più professionali, disponibili e simpatici che possiate trovare appunto in Puglia. Io credo proprio che dopo questo test ride andrò a parlare con loro, magari da cosa nasce cosa, e chissà cosa potrebbe nascere in questo caso. Quindi noi ci risentiamo presto in ogni caso con un nuovo video, ma per adesso e solo per adesso con il test ride dell'MT-09 2021 è tutto. Un saluto da Andrea e guardate l'Etna innevato, che meraviglia.